Empatia, responsabilizzazione, partecipazione e l'aiuto come un'offerta sono i quattro pilastri di Enable, il progetto europeo che ha lo scopo di diffondere su tutto il territorio nazionale il protocollo Zeus, strumento che si è dimostrato efficace nella prevenzione della violenza contro le donne e dei femminicidi. Partito nel 2018 a Milano, il protocollo Zeus ha previsto per i destinatari dell'ammonimento del questore un percorso gratuito di recupero trattamentale con psicologi specializzati nel recupero degli autori di comportamenti violenti che possono concordare già in questura all'atto della notifica del provvedimento un appuntamento da lì a pochi giorni per la loro presa in carico. Questa rapidità di intervento che già caratterizza il procedimento amministrativo volto all'emissione dell'ammonimento del questore ha consentito di ottenere importanti risultati nell'abbattimento della recidiva nei comportamenti violenti, con percentuali superiori al 90% dei casi trattati. Abbiamo capito che dalla tutela della donna bisogna passare anche a un'attenzione nei confronti del maltrattante, cioè non basta soltanto tutelare e aiutare le donne a difendersi, ma dobbiamo agire anche sui maltrattanti che sono soggetti, che sono portati appunto anche per una situazione quasi patologica a entrare in questo ciclo. Il protocollo Zeus, è un istituto, una sorta di iniziativa che ci permette di agire dopo l'ammonimento anche sul, maltrattante che si sottopone a un trattamento che è un trattamento che serve a fargli capire la, situazione nella quale si è trovato e la situazione nella quale opera, e che questa situazione è una situazione che lo può portare a gravissime conseguenze. Quindi da un lato tuteliamo e aiutiamo le donne a difendersi, interveniamo nei primi sintomi, dall'altro lato seguiamo il maltrattante, lo sottoponiamo a un controllo che è un controllo, come dire, al quale, voglio dire, lo stesso maltrattante ha intenzioni di sottoporsi, per arrivare poi ad abbattere quella che è la cosiddetta recidiva, cioè il fatto che il maltrattante possa nel futuro ricomportarsi in maniera violenta nei confronti di una donna, di un'altra donna. Nessuno tra coloro che hanno aderito al protocollo si è reso responsabile di femminicidio. Alla luce di questi risultati, a partire dal 2019, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha promosso la diffusione di questo modello operativo su tutto il territorio nazionale. Perché abbattere la recidiva nel momento iniziale di quella che potrebbe essere un'escalation di atti persecutori, di atti violenti, significa recuperare il soggetto e ottenere un duplice risultato, che lo si recupera nei confronti di quel rapporto e di quella donna che ha già subito, e lo si recupera nei confronti della collettività, perché se non agiamo sui maltrattanti all'inizio, rischiamo che questi soggetti reiterino le loro condotte, oltre che sulla donna con la quale hanno avuto la relazione, anche su altre donne.